Nella serata di ieri il segretario nazionale della FIM, Marco Bentivogli, ha pubblicato delle indiscrezioni nella sua pagina Facebook, secondo le quali l'Unione Europea, ormai in procinto di esprimersi sulla legittimità degli strumenti energetici messi in campo per la risoluzione della vertenza Alcoa, concederebbe solo 2 anni di superinterrompibilità al potenziale acquirente Glencore, che però ne aveva chiesti minimo 10. Queste indiscrezioni potrebbero essere considerate reali? Sapevamo che c'erano difficoltà sul numero degli anni e sul prezzo anche dell'energia, perché nell'ultimo incontro questa cosa era già stata evidenziata. Addirittura si parlava che la commissaria avesse detto al nostro ministro che 10 anni era impossibile che gli venissero riconosciuti. Credo che nell'intento di Marco Bentivogli, quando dice che ci sono 2 anni, sia quella della posizione europea che riconosce attualmente la condizione solo ed esclusivamente di 2 anni. Questa non può essere sicuramente la soluzione. La preoccupazione è tanta, anche perché, parlando concretamente, forse se le indiscrezioni sono reali, potrebbero sancire la fine della vertenza Alcoa. Ma questo è evidente, siamo fortemente preoccupati, non per questo, il fatto che la notizia non sia ancora ufficiale o ufficializzata. Noi aspettiamo ancora l'incontro che la Guidi ci ha promesso di darci entro Natale, quindi prima di Natale dovrebbe arrivare quantomeno una risposta da parte del governo sulla conclusione definitiva della trattativa. Tenete presente che la trattativa fra il governo, quindi la Guidi e il commissario della Commissione europea non è ancora terminata, perché noi la Guidi ci ha detto che lei continuerà a verificare tutte le ipotesi di miglior condizione per poter arrivare poi a quello che è il risultato finale. Quindi abbiamo ancora da aspettare forse una settimana, però certo che la preoccupazione cresce, perché se non si modificano quelle condizioni è chiaro che davanti a uno scenario di questo tipo davvero c'è da preoccuparsi. Quindi Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi reali, dall'incontro dovesse emergere che tutto questo è vero, in che modo intende agire il sindacato da ora in avanti? Come vi comporterete? ma noi abbiamo solo un modo, quello che abbiamo dimostrato negli anni, non ci siamo mai tirati indietro. C'è stato in questo ultimo periodo forse una fase di, non di stasi, di attesa, chiamiamola così, perché arrivavano troppe rassicurazioni dalla regione, dal governo, che la partita la si stava governando. Vorrei ricordare a tutti che siamo arrivati ad incontrare fino a Renzi, non è che non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare.